Per contrastare la criminalità organizzata a Napoli e in Campania, l'unica strada è creare sinergie tra istituzioni, forze dell'ordine e imprese. I recenti attacchi ad alcuni dei locali storici della città, come le pizzerie Sorbillo e Di Matteo, hanno di certo attirato l'attenzione dell'opinione pubblica più di tanti altri eventi, ma non sono i commercianti a dover fare il primo passo, lo ha detto l'assessore regionale magistrato Franco Roberti, intervenuto durante il dibattito al Consiglio regionale della Campania, voluto dalla Commissione Anticamorra e beni confiscati. Subentra anche una sorta di acquiescenza da parte dei commercianti che preferiscono tutto sommato pagare e stare tranquilli piuttosto che ricorrere e rivolgersi allo Stato e denunziare. È un fatto, ripeto, gravissimo che va avanti da troppo tempo. Noi lo leggiamo sempre in chiave emergenziale. Quando succede, quando fanno mettere la bomba a Sorbillo, allora si dice: ma che sta succedendo? Sta succedendo quello che purtroppo succede da sempre. Durante l'incontro si è parlato delle contromisure da prendere per il contrasto alla criminalità, che devono essere di repressione, sì, ma anche legislative, perché, come ha detto il presidente regionale della Commissione Anticamorra, Carmine Mocerino, è una battaglia che si gioca su più livelli e non solo, è anche una sfida sul nostro futuro che interessa le giovani generazioni. Sentiamo il presidente regionale della Commissione Anticamorra, Carmine Mocerino. Questa è sempre stata e continua a essere soprattutto una sfida di natura culturale. Bisogna quindi partire dalle scuole, dal coinvolgimento che già c'è con le scuole, per dimostrare loro che concretamente c'è un'altra strada da intraprendere, perché ne siamo tutti convinti, c'è un'altra Napoli, c'è un'altra Campania che vuole e che deve venire fuori, noi dobbiamo aiutarla a venire fuori. Presenti al tavolo anche la senatrice Sandra Lonardo e l'onorevole Gianluca Cantalamessa, che sentiamo. Se si crea questa sinergia, se si lavora insieme, se si vanno a puntualizzare quelle che sono le emergenze in ogni regione ed ognuno fa il proprio dovere dando il meglio di sé, rispettando sempre le regole e le norme, non vagamente ma in modo, voglio dire, costruttivo, penso che si possa fare molto. Lo Stato è più forte dell'antistato. Questi segni di violenza che sono avvenuti al centro storico, così come a Castellammare, così come a Fragola, sono segni così eclatanti che dimostrano la debolezza. L'opera fatta dai magistrati e dalle forze di polizia di decapitare tanti clan hanno prodotto inevitabilmente, almeno in questo momento, una criminalità più disorganizzata.